Oggi avevo una gran voglia di un piatto autunnale e quindi ho preparato le tagliatelle con salsiccia e funghi. Allora, in una padella ho messo la salsiccia con dell'olio e del 2 spicchi d'aglio. Li ho fatti un pochino soffriggere in modo che l'aglio tirasse fuori tutto il suo odore e la salsiccia prendesse un po' di colore. E poi ho aggiunto i funghi, ho utilizzato gli champignon de Paris, i funghi bianchi classici coltivati, e li ho fatti un pochino rosolare, li ho amalgamati con gli altri ingredienti quindi li ho girati un pochino in modo che prendessero un po' il sapore. Ho aggiunto tanto pepe tritato al molinello fresco fresco, poi ho anche aggiunto un pizzico di sale, ma non eccessivamente perché già c'è la salsiccia che è salata. Ecco qui, li ho saltati un pochino e li ho lasciati cuocere coperti. Tempo mi sono preparata le tagliatelle. Ho utilizzato 300 g di farina 00 e 100 g di farina rimacinata di grano duro, un goccio di sale e un po' d'olio. Ho lavorato a mano affinché l'impasto divenisse liscio ed omogeneo. L'ho fatto riposare una mezz'oretta coperto e poi con il mio bel mattarello ho cominciato a tirare la pasta. Vi ho velocizzato la cosa, altrimenti stavamo per lungo tempo a guardare. Ecco qui. Tirare la pasta è una cosa che adoro. Mi fa sentire proprio bene. Ecco qui, l'ho fatta un pochino asciugare e poi ho tagliato le tagliatelle. Questo è il risultato finale, belle ruvide, e qui il condimento finale, una bella spolveratina di prezzemolo, ed ecco qua che il gioco è fatto. Se preferite potete aggiungere del parmigiano o del pecorino, io ho utilizzato pecorino.